La partita è iniziata. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Siccome credo che questa partita la decideranno le difese, io dico Godin. È un difensore che mi piace molto. Forse non è molto veloce, ma se può difendere negli spazi stretti, e spesso i suoi compagni glielo permettono, non gli vai mai via. Ma guarda, mi trovi assolutamente d'accordo, le sue capacità di guidare e organizzare la difesa saranno fondamentali. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Barella cerca spazio. Cagliacomo prova il filtrante. Zielinski scatta verso il pallone e passa, riceve il passaggio, può colpire, ma che gol ha fatto! Il Napoli ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Inizia la grande, subito gol. Sensi la mette in avanti. Brozovic, passaggio sulla destra. Sulla destra. Opta per il lancio lungo. Kousi Goulam prova la giocata nello spazio. Icardi cerca un compagno. Posizione regolare, se ne va. Buon intervento difensivo. Sceglie di battere corto. Martens. Chance per tirare. Qui può partire il contropiede. Bell'anticipo, pericolo sventato. Brozovic prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Palla a Lukaku. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Tentativo di allungare il gioco. La difesa riesce a cavarsela in questa occasione. Il Napoli si riappropria del pallone e può reimpostare il gioco. Lukaku si lancia sulla fascia sinistra. Palla che torna nella zona del portiere. Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al centro e per cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. E non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Lukaku si fa beccare oltre la linea dei difensori. Politano. Si è accesa subito, non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale. Già il punteggio è quindi di 1-0. Hanno già riconquistato palla. Zielinski oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist. Fa avanzare l'azione sulla fascia. È libero di creare pericolo. Salva Andanovic. C'è la palla lunga in avanti. Ottimo il fraseggio. Vuole la profondità. Occasione per il contropiede. Politano. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Lukaku. Può segnare da lì. Avanza verso l'area. Prova il tiro. Mauro Icardi
arriva Mertens, cerca un compagno, Callejon, salva Andanovic. Pallone lungo in verticale. Politano, grande prova di forza. Vuole il lancio filtrante. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Mertens, Icardi. Si fa vedere Icardi. Grande parata. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Le squadre stanno tirando il fiato, come giudichi il loro primo tempo? Sono costretti a inseguire, ma hanno il potenziale per ribaltare il risultato. Dovranno solo stare attenti a non concedere un secondo gol in contropiede. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Iniziano i secondi 45 minuti. Il vantaggio di una... Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Quadua Samoa. Valero. La gioca in profondità. Decide di sfruttare la fascia. Prova con la palla lunga. Vede la porta. Quadua Samoa. Grande intuizione la sua. Lukaku non è riuscito a trovare la conclusione su un passaggio interessante. Arriva Mertens. Callejon riceve la palla. Callejon! Finalizzazione decisamente infelice. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale, procurandosi una grande occasione. Skriniar. Barella prova a giocarla in profondità. Politano. Passaggio sulla destra. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Numero. Ottima azione difensiva. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Si appoggia al portiere. Skriniar fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova a verticalizzare. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono fare occasione da rete. Gol rete! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Zielinski è stato molto bravo. Passaggi ben calibrati come questo possono perforare la difesa. Certo, chi lo riceve si deve muovere al momento giusto. Qualche uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sa, di chi sceglie. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. 2-0 dunque. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono permettersi di controllarla. Mertens allarga il gioco. Ecco un'occasione di contropiede. Si libera la grande. Mertens la appoggia sulla fascia. Ottima giocata. Lukaku scodella in avanti. Sembrava un buon corridoio, non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. C'è Quadua Samoa, cerca il passaggio, può tentare la conclusione e il pallone finisce in rete.
ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Keita sapeva già dove sarebbe arrivata la palla. Questa squadra gioca a memoria, prepara gli schemi con grande cura. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Questo gol cambia gli equilibri della partita. Ora l'inerzia della gara è tutta a loro favore. Intervento al limite. Mi è sembrato regolare. Godin. C'è fallo. E qui forse meritava un giallo. Il richiamo per adesso è solamente verbale. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Un ass può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Asamoah. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Icardi. Tackle duro ma efficace. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Ora Verdi. Cerca spazio. Prova a passare con un pallone profondo. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Palla in avanti verso il compagno. Prova il filtrante. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Se ne va. Qui cercherà il tiro. Fatto tutto da solo, grande azione, peccato per te. Voleva il tiro da una posizione meno defilata e si è portato verso il centro. Questo è un giocatore che sa vedere la porta. Calcio d'angolo battuto corto. Mertens. Può crossare. Icardi la mette in rete. Mauro Icardi è stato bravissimo, ha fatto un'ottima azione personale e quando si è trovato a tu per tu con il portiere non ha perso la lucidità. Non è sempre facile. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Valero. Keita allarga il gioco a destra. Barella. Una scivolata efficace. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Finisce sul referto dell'arbitro con una ammonizione. Questo è un classico esempio di mancanza di lucidità, vedi Fabio? Questo fallo doveva essere evitato. Mauro Icardi. Mertens va più in profondità. Appena due i minuti di recupero concessi. Cerca l'uomo là davanti. Prova la giocata nello spazio. Riceve in ottima posizione. Pallone alto nello spazio. Incornata! Ci sono andati vicini. Ultima azione della partita. Non c'è più tempo. Finisce qui. Risultato che rispecchia una splendida prestazione. Vanno a raccogliere l'applauso da parte dei loro tifosi. Applauso, tra l'altro, merita.